Il 30 novembre scorso le agenzie di stampa hanno battuto un comunicato con la notizia delle dimissioni dell'avvocato Giorgio Assumma da presidente della SIAE. Il mandato dell'avvocato Assumma sarebbe durato fino al settembre del 2013 e quindi queste dimissioni arrivano con parecchio tempo di anticipo sul termine naturale del mandato. Perché Assumma ha dato le dimissioni dalla SIAE? Non un commento è uscito, non una dichiarazione. E sul sito della SIAE, sul giornale ufficiale della Società Italiana degli Autori ed Editori, si legge una dichiarazione del direttore della SIAE, Gaetano Blandini, che dice questo: pur non entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato l'avvocato Giorgio Assumma a rassegnare le dimissioni da presidente della SIAE, sento il dovere di ringraziarlo profondamente a nome di tutti i colleghi e mio personale per la passione, l'impegno, la dedizione e l'intelligenza con cui in questi 5 anni ha assolto alla sua delicata e complessa funzione. Voglio credere che in un momento così delicato per la vita dell'ente, il suo sia un atto di nobile responsabilità e di amore nei confronti della SIAE. Tormentata SIAE. Tormentata SIAE perché dopo il lungo commissariamento della SIAE sotto la direzione del dottor Masi, l'attuale direttore generale della RAI, e dopo la nomina dei presidenti e quindi il reintegro della società dentro ai suoi dettami statutari e dopo diversi presidenti, questa dimissione del presidente Assumma è come un fulmine a ciel sereno. Non è un compito facile essere a capo della Società degli Autori e degli Editori Italiani. Non è un compito facile, lo dimostra il fatto che diverse sono state le rinunce. Voglio solo ricordare che prima della nomina di Assumma c'era un'altra candidatura, quella di Ivan Cecchini, direttore della AIE, l'Associazione Italiana degli Editori, candidato il 27 giugno del 2005. Si avviano le procedure per la nomina, per la formalizzazione della nomina, quindi Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, che hanno il compito appunto di formalizzare la nomina, quando un mese dopo, il 27 luglio del 2005, arriva la lettera di dimissioni, di rinuncia alla designazione. Ritengo che nell'attuale fase, scrive Cecchini, a fronte della delicata situazione della SIAE sia necessaria una presidenza che possa contare su una forte condivisione che coinvolga tutti i soggetti istituzionali e politici che hanno in qualche modo e misura responsabilità di concorrere a stabilire le condizioni fondamentali per una navigazione sicura. Rispetto a questa esigenza, prosegue Cecchini, che ritengo prioritaria per il bene della SIAE, non sono certo che la mia designazione possa rappresentare l'auspicato punto di equilibrio e convergenza. Tormentata SIAE. Eppure questo esattore delle opere dell'ingegno, la SIAE, esattore delle opere dell'ingegno, musica, letteratura, cinema, televisione, qualsiasi cosa, è uno strumento fondamentale per retribuire il diritto d'autore e dell'editore. Ma la SIAE è sempre stata nella bufera, la SIAE italiana. Non conosciamo la realtà di altri paesi, ma da quello che si legge in internet, presumibilmente negli altri paesi la situazione è più tranquilla, la gestione è molto meno così, molto meno turbolenta della gestione della SIAE italiana.
Ma c'è una frase nella dichiarazione del direttore sulle dimissioni di Assuma che fa fischiare le orecchie. E la frase è questa: voglio credere che in un momento così delicato per la vita dell'ente, il suo, cioè quello di Assuma, del presidente Assuma, il suo sia un atto di nobile responsabilità e di amore nei confronti della SIAE. Perché fa fischiare le orecchie? Voglio credere che sia un atto d'amore. Perché fa fischiare le orecchie? Cecchini diceva 5 anni prima: rinuncio perché non sono certo che la mia designazione possa rappresentare l'auspicato punto di equilibrio e convergenza. Eh sì, dove ci sono tanti soldi che girano, diventa difficile probabilmente restare mondi da critiche, da pressioni, eccetera, eccetera, eccetera. E allora diamo anche una notizia: la SIAE incassa i diritti del repertorio tutelato, e la notizia è che recentemente SIAE e YouTube hanno firmato un accordo sui video online, o meglio, la SIAE e Google, perché è Google il proprietario di YouTube. Le opere in streaming video pagheranno la SIAE. Questo è l'accordo fra SIAE e Google. La licenza vale fino al 31 dicembre 2012. Questa notizia di colore che ho dato fa pensare un'altra cosa. Quando nacque la SIAE, fra l'altro uno degli artefici della costituzione della SIAE per la difesa dei sacrosanti diritti degli autori fu Giuseppe Verdi, tanto che il giornale, il magazine della SIAE si chiama Viva Verdi, in omaggio a tale e tanto maestro e fondatore della SIAE. Quando nacque, è chiaro che le attività di spettacolo erano un certo numero. Poi viene inventata la radio, poi la televisione, e prima della televisione il cinema, e poi internet, e poi YouTube, e poi Google, e poi l'informatica, e poi tutto quello che ruota intorno alla produzione delle opere dell'ingegno: musica, letteratura, arte, cinema, televisione. Ed è chiaro che i tributi dovuti alla SIAE sono diventati una montagna quando non c'è evasione totale da parte degli utilizzatori. E poi c'è tutto il repertorio che non è tutelato, quello cioè di pubblico dominio, il quale non esige un permesso SIAE vero e proprio per poter essere agito, per poter essere messo in scena. La figlia del reggimento di Donizetti non paga la SIAE, per esempio. Opere e musiche e canzoni che abbiano più di 70 anni dalla morte dell'autore non pagano la SIAE, sono di pubblico dominio. Però anche in questo caso la SIAE va avvisata. Bisognerebbe fare una comunicazione all'agenzia competente per territorio per dire che si mette in scena uno spettacolo, un concerto, una manifestazione, un evento con autori che sono di pubblico dominio e musiche che sono di pubblico dominio. Nonostante questo, molti sono ancora quelli che evadono la SIAE, che fanno il nero. E non è soltanto perché c'è un gusto della pirateria che è innato, è anche perché a volte
i tributi dovuti al diritto d'autore, perché di tributi si tratta, sono tali e tanti che di fatto impediscono a una larga parte, di chi programma attività di musica e di spettacolo di poter fare utilmente l'iniziativa senza rimetterci i soldi. Questo è uno degli elementi fondamentali della grande evasione che c'è per quanto riguarda le attività di spettacolo. Noi auspichiamo che la SIAE, rendendosi conto di questo, e del resto lo sa perché sulle pubblicazioni della SIAE vengono dibattuti questi elementi, queste cose, queste problematiche, vengono dibattute come? Auspichiamo, dicevo, che ci possa essere un momento in cui ci si ferma e si comincia a ragionare su questo fatto. Sarebbe possibile aumentare la quantità di spettacoli e di attività se ci fosse da parte della SIAE, nei confronti degli organizzatori, un abbattimento per esempio delle tariffe? Sarebbe possibile cioè incrementare i permessi e quindi togliere il nero che c'è grazie al fatto che i diritti da pagare diventano sopportabili e non sono quelli che fanno rischiare il naufragio dell'iniziativa? È chiaro che bisogna distinguere fra impresa che fa spettacolo per lucrare sulla produzione dello spettacolo e associazionismo che fa spettacolo perché vuole fare promozione culturale. I confini sono labili, sono indefiniti, però questa distinzione va fatta. Va fatta proprio perché la grande massa di attività che viene svolta con la musica, con la letteratura, con il teatro, con il cinema, con la televisione, la grande massa è in buona parte merito dell'associazionismo, delle non profit, delle onlus, cioè di quella parte di società che produce per divulgare e per realizzare dei fini che non sono il tornaconto, che non sono l'utile d'impresa, che non sono lo sfruttamento ai fini di un ricavo che mi porti dei benefici finanziari. Queste cose bisogna cominciare a ragionarle. Bisogna cominciare a ragionarle. Nonostante questo, nonostante la grande massa di contributi, nonostante la tutela, perché gli agenti SIAE e gli ispettori SIAE sul territorio fanno indubbiamente il loro dovere, controllano e sanzionano, nonostante questo, gli autori sono contenti?